sono Paquita e vi presento la tortilla squisita, la classica, al chili, al barbecue. Le tortilla Paquita sono buonissime, croccantissime e sono senza glutine, con aromi naturali e olio di semi di girasole al toleico. Paquita, tortilla squisita. Prova anche metodo artigianale. È la strepitosa parata di Piccinardi al 97esimo a consegnare la prima meritata vittoria in campionato al Castiglione. Un match vietato ai deboli di cuore, quello vinto per 3-2 sul campo dei forti orobici dello Zingonia Verdellino. Una squadra che, nelle prime tre precedenti gare, aveva ottenuto soltanto delle vittorie. Mister Manini schiera un 4-3-1-2 con Fantoni arretrato in difesa per lo squalificato Mambrin. Rientra dal primo minuto Salomoni, trequartista schierato dietro le punte Ghirardi ed Ecuban. Al decimo, primo squillo dello Zingonia con Baldrighi, palla che finisce fuori. Al dodicesimo ancora Baldrighi, ma Piccinardi lo anticipa in uscita. Al quindicesimo Ecuban dialoga con Narcelli che serve Mangili. Sul tiro di quest'ultimo si immola un difensore di casa. Insistono gli aloisiani, palombella di Salomoni a lanciare Ecuban, la conclusione sorvola la traversa. Al ventunesimo ci prova Narcelli, para Sangalli. Lo Zingonia, prima del riposo, si fa vedere in almeno altre due occasioni, ma si va all'intervallo a reti bianche. Inizia la ripresa e il Castiglione passa subito in vantaggio. Al 52esimo Mangili si inventa una sassata da 30 metri che non lascia scampo a Sangalli. Per il centrocampista è il terzo gol in tre partite. Non passano nemmeno 5 minuti, è il 57esimo, e gli aloisiani raddoppiano. Ghirardi ruba palle ai difensori bergamaschi e serve Ecuban, che dopo un paio di finte fulmina Sangalli in diagonale, seconda rete consecutiva per l'ex Sporting che realizza lo 0-2. Lo Zingonia però fa vedere di che pasta è fatto e accorcia subito. Maggioni sbaglia l'uscita su Micheletti e lo lascia libero di involarsi in area. Tiro secco che non lascia scampo a Piccinardi, 1-2. Ma questo Castiglione è indomabile, al 60esimo arriva il tris. Piazzato di Fantoni, Narcelli stacca e anticipa tutti. È il primo gol in campionato per il baby centrocampista. I padroni di casa non demordono e si riportano sotto al 69esimo. Capolavoro di Lambiase, che da distanza siderale disegna una parabola imprendibile per Piccinardi, 2-3. Il Castiglione a questo punto cambia assetto e riesce a difendersi rispondendo in contropiede, ma sbaglia almeno tre nitide chance con il neoentrato Morselli. A recupero ormai finito, l'episodio clou della partita. Dubbia punizione concessa al limite dell'area ai bergamaschi, calcia la mera e Fantoni tocca di mano nell'atto di proteggersi. L'arbitro non sente ragioni e concede il rigore. Dal dischetto tira Mantellini, ma Piccinardi chiude la saracinesca e para da campione. Non c'è più tempo, la partita finisce 2-3. Per gli aloisiani è la prima meritatissima gioia stagionale. Sono Paquita e vi presento la tortilla squisita, la classica, al chili, al barbecue. Le tortilla Paquita sono buonissime, croccantissime e sono senza glutine, con aromi naturali e olio di semi di girasole al toleico. Paquita, tortilla squisita. Prova anche metodo artigianale.